Salutiamo Biagio Mannino, buongiorno Biagio. Buongiorno Graziano, buongiorno. Non puoi mancare assolutamente al nostro incontro all'interno del nostro Buongiorno Italia. Allora, anche oggi ci ritroviamo e parliamo di tante cose, perché tante sono le cose che ci danno degli spunti, credo, interessanti, anche ascoltando un po' l'informazione e quant'altro. Io andrei subito in Ucraina perché Zelensky parla. Alle volte ci dà l'idea di sparlare, non lo so, è un personaggio veramente particolare, molto strano, da molti non amato, ma insomma, alla fin fine, cosa sta dicendo e cosa pensa che possa essere il prosieguo di questa guerra, proprio lo stesso Zelensky? La guerra in Ucraina ormai dura da quasi un anno e ha mostrato dei risultati catastrofici, drammatici, perché i morti sono tantissimi, il paese è impoverito, il paese è estremamente colpito da tutto quello che sta accadendo, i bombardamenti russi sono incessanti e soprattutto l'Ucraina è diventato il terreno di battaglia, perché di fatto è questo tra gli interessi globali incrociati nel post-2000. Eventi, perché è inevitabile che il collegamento al cambiamento degli assetti, degli equilibri della geopolitica mondiale abbiano prodotto poi di fatto quel risultato. Forse se la pandemia del 2020 non ci fosse stata con tutto quello che ha comportato proprio negli effetti degli equilibri mondiali, non ci sarebbe stata neppure la guerra in Ucraina. Purtroppo questo però non possiamo affermarlo con certezza. Il risultato però è lì, di fronte a noi, ovvero una guerra vera e propria con tutte le sue conseguenze. Zelensky lo abbiamo visto particolarmente attivo nel mese di dicembre. Ricordiamo il viaggio a Washington, di cui ci si interroga ancora poi di fatto su quale sia stata la finalità effettiva, perché Zelensky è andato a Washington, ha incontrato Biden, ha tenuto un discorso al Congresso dove erano presenti tutti i rappresentanti della Camera, appunto del Senato, e che però erano quella componente di un Congresso che usciva. Perché il nuovo congresso ha giurato ieri. Anche qui un viaggio che poteva aspettare magari qualche giorno per arrivare in un congresso appena rieletto, non in un congresso con i componenti che appartenevano, tra virgolette, a quella che viene chiamata legislatura precedente. L'impressione è stata più che Zelensky sia stato negli Stati Uniti per Biden, perché Biden aveva bisogno di ottenere determinati risultati proprio in un momento in cui le cose cambiavano, sarebbero cambiate a partire dal mese di gennaio, poiché la Camera dei Rappresentanti è passata ai repubblicani. E Zelensky parla anche con Rutte, il primo ministro olandese, anche nel contesto del Regno Unito. Insomma, le questioni in cui Zelensky si sta muovendo sono tante per cercare di arrivare a una sorta di compromesso. Si parla della fine del mese di febbraio per intraprendere un percorso che in un modo o nell'altro possa portare a un progetto di pace, magari all'interno del contesto dell'ONU, magari vedendo lo stesso segretario generale dell'ONU Guterres come figura mediatrice tra le parti. I toni sono sempre quelli, i toni sono da parte di Zelensky di una vittoria che arriverà, di una resistenza, ma anche di una vittoria, di una riconquista dei territori perduti, ma l'impressione è che in questo momento l'Ucraina stia vivendo invece una fase esattamente contraria. Osservazioni sono state portate da Lavrov, dalla Russia, dove appunto la guerra che ha caratterizzato l'Ucraina è stata molto particolare, perché anziché puntare alla via del dialogo ancora in precedenza, si sono portate armi e si continuano a portare armi nel territorio ucraino, come a dire. Più armi arrivano in Ucraina e più il discorso legato a un dialogo che porti a una conclusione di questa guerra si sta ovviamente allontanando. E più sono le armi, più si inasprisce lo stesso conflitto.
E quindi questo ci porta a guardare la guerra in Ucraina come una contrapposizione che non vuole trovare delle soluzioni, ma il dato di fatto è che l'osservazione ci porta a vedere un popolo ucraino sottoposto a questa situazione, a bombardamenti incessanti, quando la politica internazionale, se vogliamo, sì, si è data molto da fare, ma non nella via del dialogo. Zelensky, se vogliamo, è il presidente che si è trovato ad affrontare questa situazione senza avere una oggettiva esperienza politica, perché dobbiamo ricordare Zelensky è diventato presidente dell'Ucraina quando le sue esperienze precedenti nell'ambito della politica erano dettate dal suo ruolo di attore in una serie televisiva che aveva avuto un grande successo nel contesto ucraino, dove interpretava appunto il presidente della Repubblica in Ucraina. Quindi anche Zelensky stesso è una figura che sì, ha raggiunto il vertice di un paese molto complesso per quanto riguarda gli equilibri politici interni, ma è arrivato lì, come dire, sulla spinta di una emotività popolare che voleva, se vogliamo, portare un cambiamento, e come tutti i cambiamenti è andata nella direzione di chi era effettivamente nuovo, ma che in quel momento aveva un ruolo fondamentalmente legato agli aspetti dell'immagine, provenendo appunto lui dal mondo televisivo. Poi di fronte passare dalla finzione alla realtà sicuramente ha rappresentato un passo molto molto difficile, e Zelensky si è trovato sostanzialmente a rappresentare l'Ucraina in un gioco internazionale che va al di là degli interessi stessi della stessa Ucraina. Valutazioni poi si fanno ulteriormente, perché si discute molto sulla ricostruzione in Ucraina, e anche qui alla fine l'Ucraina dovrà accettare dei compromessi, perché di fronte a tutto ciò che è arrivato in quella realtà, in un modo o nell'altro bisognerà anche restituirlo. Certo, dalle parole non sembra che sia così, ma pensiamo che nei fatti dovrà essere così per forza, come sempre è stato. Cambiamo argomento, andiamo un po' in Asia, se vuoi, adesso, perché c'è una situazione demografica particolare, vero? Assolutamente, l'Asia è osservato speciale, basti pensare che la popolazione mondiale in questo momento è di 8 miliardi di abitanti, la metà sono in Asia, per rendere l'idea della concentrazione di umanità che è presente in quel continente, il continente che ovviamente al suo interno vede il punto centrale già oggi destinato a diventarlo ancora di più nei prossimi anni, ovvero la Repubblica Popolare Cinese, che però è anche affiancata dall'India. Ormai i due paesi sembrano aver raggiunto lo stesso numero di abitanti, 1.400.000.000 di abitanti ciascun paese. Parliamo di numeri impressionanti, perché di fatto quello che preoccupa molto è anche la stessa gestione di popolazioni così immensamente numerose. Ma i problemi si mostrano diversamente tra un'India che ha appunto, come detto, raggiunto 1.400.000.000 di abitanti e una Cina che ne ha altrettanti, perché la Cina si trova ad affrontare una decrescita demografica, mentre l'India si trova ad affrontare un aumento demografico. Ed è qui il problema, perché la Cina vede un invecchiamento della popolazione e anche una riduzione della natalità presente, e questo rappresenta in prospettiva, proprio legata alla sua strutturazione produttiva economica, un'emergenza proprio nella direzione della mancanza di quelle che comunemente vengono definite le risorse potenziali umane. Dall'altra parte invece l'India vede un progressivo aumento della popolazione. Nel 2050 il 1.400.000.000 di abitanti diventerà un ricordo, perché nel 2050 l'India raggiungerà il 1.700.000.000 di abitanti, e da qui la necessità di investire. Si parla di quasi 1.000 miliardi di dollari da investire nel contesto infrastrutturale urbano, così come nei settori dell'alimentazione, dare da mangiare ogni giorno a un
1,5 miliardi di abitanti, diventa un'impresa assolutamente difficile da poter sostenere. E basti pensare che l'età media in India è di 27 anni. In Pakistan, che è una realtà altrettanto importante, quasi 240 milioni di abitanti, l'età media degli abitanti è di 20 anni. Quindi sono popolazioni estremamente giovani e che si trovano ad affrontare quindi un aumento demografico importante con tutto ciò che ne consegue. Ed è proprio qui, da un lato il paragone, la Cina che invecchia e quanti quelli che saranno i riflessi sulla produttività cinese, dall'altra parte un'India che aumenta e aumenta anche con una popolazione giovane il suo contesto demografico e i problemi saranno assolutamente importanti in modo analogo. Il Giappone, altra realtà numericamente importante, perché non possiamo dimenticare, il Giappone conta più di 120 milioni di abitanti, si trova ad essere il paese assieme all'Italia più anziano del mondo. E quello che in questo momento il governo giapponese tenta di fare è quello di cercare di andare a ripopolare zone che sono sostanzialmente a rischio spopolamento, come le campagne presenti nel contesto giapponese. L'età media in Giappone è di 48 anni, per mostrare la differenza che c'è con la stessa India e di quanto il Giappone appunto sia una realtà anziana. Il ripopolamento delle zone abbandonate fa sì che il governo inviti a lasciare in particolare la capitale Tokyo. Tokyo ha un'area urbana che conta quasi 30 milioni di abitanti, una delle città più grandi del mondo e lo è sempre stata, con delle dimensioni ovviamente notevolissime, e se pensiamo alla stessa natura e della geografia del Giappone, 120 milioni di abitanti in un territorio relativamente piccolo, ma anche qui i problemi ci sono, non mancano gli abitanti in Giappone. Quello che però preoccupa è la prospettiva per il futuro, perché ad un invecchiamento della popolazione già si stanno vedendo gli effetti. Più di 3 milioni e mezzo di case sono sostanzialmente in Giappone abbandonate, dando proprio l'idea di quello che sta accadendo nel contesto demografico giapponese. Così come altri paesi a forte invecchiamento nel contesto asiatico sono rappresentati dalla Corea del Sud, dalla Thailandia, da Singapore, mettendo in evidenza questa strana Asia, un'Asia che da un lato viaggia in modo importante per quanto riguarda gli aspetti demografici e un'altra Asia invece che sta calando, ma contemporaneamente quello che è certo è che un'umanità importante è presente in quel settore del mondo e contemporaneamente a quell'umanità importante tutto quanto graviterà sempre di più. Abbiamo un paio di minuti ancora, aggiornamenti dallo Sri Lanka, perché mi pare che la situazione sia piuttosto difficile. In Sri Lanka la situazione diventa sempre più difficile, hai detto bene, un anno che seguiamo le vicende dello Sri Lanka, abbiamo avuto modo di vedere come la politica non abbia saputo dare le risposte alle difficili esigenze di un paese che ha vissuto una serie di situazioni, da scelte interne di cambiamenti delle strutturazioni agricole, passando all'agricoltura bio e compiendo molti molti errori, dall'altra parte le conseguenze legate alle vicende delle pandemie di coronavirus e ancora l'aumento dei prezzi legato invece alla guerra in Ucraina. Al momento attuale più del 30% della popolazione in Sri Lanka si trova nella situazione di emergenza alimentare e aggiunge fino al 70% la percentuale di persone che si trovano invece in una situazione di crisi alimentare, fino al 90% dove della popolazione che vive con preoccupazione la situazione alimentare in Sri Lanka. In definitiva lo Sri Lanka sta vivendo un contesto nell'ambito di quelli che sono i beni essenziali alla vita che sono estremamente allarmanti, al punto tale che i cittadini dello Sri Lanka fanno debiti o vendono i propri beni per poter comprare da mangiare. Insomma, una situazione veramente drammatica che rappresenta però un'immagine di un mondo che non è tanto lontana dallo Sri Lanka, perché il mondo si sta sostanzialmente impoverendo.
e continueremo a seguire queste vicende naturalmente. Senti, siamo in chiusura. Ricordiamo che domani avrai un ospite in questo spazio, giusto? Domani porteremo un ospite, anche perché ormai è passato un anno da quel famoso decreto che il governo Draghi portava, con tante restrizioni nella direzione degli over 50 che non accettavano l'obbligatorietà vaccinale. E l'ospite si tratta di Marco Bertali. Marco Bertali, medico psichiatra, psicologo e psicoterapeuta, che è stato ed è uno dei protagonisti dei movimenti di critica che qui a Trieste si sono vissuti con particolare intensità. Con lui affronteremo un discorso legato proprio alla relazione tra rischi e benefici di quelli che sono stati i vaccini. Quindi non perdetevi l'appuntamento di domani. Per il momento ringrazio Biagio Mannino e ci ritroviamo domani dunque con il nostro graditissimo ospite. Ciao Graziano!